metri ed alto 1. Allora, al centro c'è la capanna di Gesù con Maria, Giuseppe e bambino Gesù, l'asino e il bue. Con la capanna è fatta di legno da mio nonno e dipinta a mano da mia mamma. Qua a destra c'è la stalla con 4 cavalli. È fatta tutta di legno, sempre dal mio nonno, e attaccata con tutti i sassolini. Invece in alto c'è il castello di Erode, il castello di Erode sempre fatto con i sassolini. C'è anche un legionario. Allora, in alto c'è come un piano sopraelevato, che sono tutte le casine e i personaggi più piccoli, cioè in lontananza. A sinistra della capanna c'è il Torniamo sotto. sì, c'è il fornaio che sforna le Sì, al pizze buio l'abbiamo lasciato. e la panetteria, è un po' al buio. E c'è anche il cocomeraio, Come è bellissimo. il mugnaio, No, questo è il lattaio. sì, il lattaio, la fattoria. E qua ci sono, Se non ricordo, io non ho luce. come vedete, e delle conchiglie che ho iniziato a raccogliere da quest'estate. Poi dopo, ancora più a sinistra, ci sono i lavoranti con la bottega del falegname, del Qui c'è fabbro. la cascata. E sì, qui c'è una bellissima cascata incavata da delle cortecce, incastrata qua sotto da un'altra montagna, Da te ideata. da me Questo è il mio ideata. personaggio preferito, è il bambino, Bambino. che E qua prende invece c'è. l'acqua alla fonte. Sì, c'è Carino. come una grotta, diciamo, che esce l'acqua. Qua invece sono i lavoranti, come dicevo prima, c'è il falegname, il fabbro, il sabattino, il fabbro e degli altri falegnami. Pescatore. Sì. Qua invece su uno scoglio abbiamo il nostro pescatore, che pesca nelle sue cascate. Invece più in alto abbiamo la chiesa, Il con una. paesaggio innevato, Il perché c'è paesaggio un'alpe, c'è la innevato, neve. c'è la neve, è sempre dietro da me, fatta con la farina. Vediamo come strutturiamo il nostro presepe. Allora, innanzitutto partiamo da questo tavolo, al quale usiamo gli scatoloni e le scatole più piccole per fare i vari piani. E poi ci aggiungiamo sopra la carta per ricoprire il tutto e aggiungiamo anche la corteccia, rami e vari altri tipi di corteccia che ricaviamo sempre dal nostro terreno. Abbiamo fatto tutto ciò e posizioniamo le luci. E un passaggio molto importante del nostro presepe che lo rende bello e caratteristico. E allora, dopo aver posizionato tutte le luci, come si pare, posizioniamo le varie case e i vari personaggi. E dopo ricopriamo i vari fili per non far vedere il percorso delle luci perché ci sembra più bello. Adesso vediamo nel dettaglio i nostri personaggi e le nostre case. La stalla è il nostro cavallo di battaglia. Allora, come potete vedere, è molto fatta con i sassi e abbiamo usato solo il vinavil per attaccare i sassi, non abbiamo usato nient'altro. Allora, il tetto invece è fatto con prima del legno, come potete vedere, con del compensato, poi dopo con della corteccia e attaccata con i chiodi. Allora, adesso passiamo alla nostra fattoria. Anche questa è molto bella, è fatta bene. Allora, è una struttura semplice, composta da sempre corteccia,
e da legno, Diciamo che insomma. tutte le case sono realizzate con del Allora, legno tutte le nostre e della case, corteccia e dei sassi sì, sostanzialmente. Dopo dei varia un po' il sassi. modello. Sì. Allora, come potete Queste vedere, sono le case più grandi, adesso ne sì. abbiamo quelle più piccole. Allora, queste qua sono delle case in lontananza, quindi come sapete, dovrebbero, cioè, sono più piccole. Infatti, sono realizzate in compensato, hanno attorno un po' di mosche per far capire che sono in lontananza e anche per far capire che sono in mezzo alla vegetazione e in mezzo alle piante, insomma. Allora, qua Il si mulino vede. prima c'è Fede. Ok. Qui abbiamo il nostro mulino, che questo qui è molto e non è molto recente ed è stato realizzato con sempre dei listelli di legno Sì, una attaccati. delle prime Sì, strutture che abbiamo fatto. una delle prime strutture che abbiamo fatto è stato realizzato con listelli di legno compensato e abbiamo fatto questa ruota Che che gira. gira, che adesso non Non può si girare perché vede. c'è la stagnola. Allora, questo qui è il castello di Erode, come potete ben notare. Abbiamo realizzato questo qui sempre col compensato e col legno, è ancora più grosso. Sì, questa parte davanti è dipinta. Sì, ho tutto dipinto. Questi sono Dopo è dei stato. sassi. Questi Abbiamo attaccato dei sassi per farlo sembrare come una volta. sono le torri. Le torri, tre torri e come si chiama? Il corpo principale della Eh sì, struttura. ecco, e il portone principale che non si apre e le scalette qua, dopo tutte le varie luci.